Buongiorno, bentrovati a tutti. L'occasione di oggi è un'occasione che ci rende particolarmente lieti perché stiamo presentando la terza edizione del Meeting Music Contest, che ci porta verso la 44esima edizione del meeting di Rimini, che ha come tema l'esistenza umana è un'amicizia inesauribile. Dicevo, siamo particolarmente contenti di questo momento perché innanzitutto comincia ad essere una tradizione quella che abbiamo inaugurato in tempi particolarmente complicati, perché eravamo in pieno periodo Covid quando c'è stata la prima edizione. Siamo oggi alla terza e oggi abbiamo con noi Giuliano San Giorgi, con cui è nata questa iniziativa già 3 anni fa, e Otello Cenci, responsabile dei spettacoli del meeting, che ci racconteranno come viene impostato il lavoro. Io accenno solo a un altro ingrediente, il fatto che il titolo che abbiamo scelto per l'edizione del meeting di quest'anno, appunto la 44esima, è un titolo che in qualche modo si sposa bene con questa iniziativa, perché mette a tema la relazione umana, mette a tema la relazione e l'amicizia, e sicuramente è un ingrediente che sin dalla prima edizione del Meeting Music Contest ha rappresentato un po' questa iniziativa particolare, molto ben riuscita, anche al di là delle nostre aspettative, che pure erano ovviamente rose. Quindi io mi taccio qui, mi fermo qui, l'invito a tutti a partecipare al Music Contest, a partecipare alla prossima edizione del Meeting, e quindi a presto, arrivederci. Il contest nasce 3 anni fa appunto con il desiderio di dare l'opportunità ai giovani di mettere alla prova le loro capacità musicali, il loro talento e la loro passione. In questi 3 anni infatti hanno partecipato oltre 250 giovani artisti e hanno avuto modo di confrontarsi con il giudizio del pubblico e quello di esperti. I vincitori inoltre hanno avuto l'occasione di editare e poi pubblicare alcuni loro brani e di essere seguiti in questo da professionisti. Quindi lo scopo è proprio quello di far crescere giovani, e farli incontrare tra di loro ed offrirgli l'opportunità di trasformare in qualche occasione la loro passione anche in professione, quantomeno dargli gli strumenti. In 3 anni il mondo musicale è cambiato, veniamo da un periodo molto particolare, abbiamo superato, possiamo dire, una pandemia assolutamente difficile, periodo in cui è nato questo contest. Ci troviamo adesso in un'altra situazione, motivo per cui quest'anno utilizzeremo particolarmente anche social e altri strumenti per intercettare questi giovani artisti e appassionati. Una notizia molto importante e molto bella di quest'anno è che insieme con Giordano, insieme con il meeting, abbiamo voluto offrire a questi giovani anche un'ulteriore occasione di incontro, di formazione e di crescita. Quindi abbiamo pensato a uno stage all'interno della settimana del meeting, che va dal 20 al 25 di agosto a Rimini presso la Nuova Fiera, precisamente il 24 di agosto, uno stage per imparare da un professionista esperto e noto che cosa vuol dire scrivere per la musica, che cosa vuol dire scrivere musica. Questo nome, che quest'anno ha accettato di lavorare con noi e di essere presente il 24 di agosto, è quello di Morgan. Morgan terrà questo momento di lavoro nel pomeriggio del 24 di agosto, per poi essere presente come presidente di giuria la sera del 24 in occasione della finalissima, dove saranno presenti i 5 semifinalisti per la serata, e la giuria si esprimerà aggiudicando il premio. Premi, date e particolari. Si esibirà anche Morgan. E si esibirà in quell'occasione anche lo stesso Morgan. Tutti i particolari a disposizione di Giordano, che potrà illuminare meglio il nostro percorso e dare dettagli ulteriori su questo festival. Bene, intanto grazie al direttore del meeting, grazie al responsabile spettacoli, non so se è Otello, che bravissimi. Per me è un piacere fare questa terza edizione, perché come si dice in questi casi è il contest che non c'è, nel senso che io organizzo il meeting delle etichette indipendenti, che serve a rilanciare il mondo
dei giovani che passano soprattutto attraverso i canali dei live e fuori dal mondo dei social, cosa oggi assolutamente indispensabile quando una multinazionale come Meta cancella la musica italiana perché non vuole pagare i giusti ed equi diritti, e quindi a maggior ragione diventa ancora più valido e indispensabile fare questi percorsi e farli con realtà nazionali come il Meeting di Rimini, che possono mettere al centro dell'attenzione questa creatività fatta di rapporti, condivisioni fra giovani attraverso la musica. E quindi ancora di più oggi diventa indispensabile per uscire, diciamo, dal gigacapitalismo che cerca un po' di schiavizzare questo settore e renderlo assolutamente utilizzabile solo attraverso queste forme, uccidendo le altre. Quindi chi fa e fa questi percorsi e ha manifestazioni nazionali come queste è veramente un grande valore aggiunto. Io ringrazio il Meeting per questo. Tra l'altro mi occupo anche della valorizzazione del liscio e segnalo che nel mondo giovanile un'altra cosa importante che è avvenuta nel nostro territorio, sempre grazie a queste collaborazioni, che molti giovani under 25 hanno ripreso in mano gli strumenti e sono tornati a fare il liscio, anche questo fuori dai circuiti mainstream a cui ci obbligano le piattaforme multinazionali social, che tra l'altro non pagano un euro a questi artisti, li impoveriscono sfruttandoli in maniera bieca e cinica, perché questo è il modello di business che sta dietro questi social. Speriamo di poter costruire un'alternativa nazionale sotto questo aspetto, che tuteli le aziende nazionali del nostro paese rispetto a questo circuito multinazionale anche europeo. Detto questo, dico che questo circuito serve proprio anche a questo, altrimenti se non ci sono palchi i ragazzi non hanno spazi dove potersi esibire, dove potersi trovare. Abbiamo fatto due edizioni bellissime, ci siamo divertiti, merito anche del conduttore Paolo Forlani, che voglio ringraziare, non c'è, ma è l'animatore di quelle belle serate. Abbiamo trovato artisti come Mattia Stefanelli e Vima, che sono due cantautori di cui sentiremo sicuramente parlare, il primo già sotto contratto con una piccola etichetta indipendente, il secondo sta registrando adesso il suo disco, lo registrerà in aprile. E quindi qui con Morgan, che è un grande talento della nuova scena musicale indipendente italiana, ex nuova, in questo caso ovviamente, ricordo che lui con Blu Vertigo venne alla prima edizione del MEI, tra l'altro l'abbiamo anche omaggiato nei 20 anni di carriera con il videoclip che ha fatto Altrove. E quindi è stato uno dei pionieri, dei fondatori di questa nuova scena, quindi credo che sia un onore averlo qui, perché è un grande esperto, è un grande musicista, è soprattutto un grande affabulatore, quando va sul palco a suonare intrattiene in maniera meravigliosa sulla storia della musica, delle canzoni, incantando il pubblico che si ferma ad ascoltarlo pure in piazze da migliaia di persone, e soprattutto ha delle grandi doti musicali che possono essere utili di scrittura proprio ai giovani artisti incontrandolo. E quindi cosa aggiungere? Aggiungere che le iscrizioni partono da oggi e proseguiranno fino al 20 maggio, c'è la possibilità anche di presentare una cover, perché anche la reinterpretazione della cover oggi, oltre al brano originale inedito, ci dà ovviamente a noi che coordiniamo la giuria l'imprinting, il brand di un artista, di un gruppo, di una proposta musicale, e quindi speriamo di, come immaginiamo, di poter trovare altri giovani artisti da poter valorizzare e poter riportare nella scena della produzione della discografia indipendente, che seppur in sofferenza nel post pandemia sta continuando a sfornare tante proposte e tanti talenti che rinnovano la musica del nostro paese. Grazie. Ecco, tutte queste informazioni in dettaglio le troverete sul sito del Meeting, www.meetingrimini.org, dove a breve appariranno anche le informazioni relative a tutta la manifestazione del Meeting, ovviamente, e alla un ricco cartellone programma di spettacoli che si svolge sulle piscine della nuova fiera, appunto, all'interno della fiera e presso il Teatro Galli di Rimini, in collaborazione appunto con il Comune di Rimini. Sul sito troverete a breve, mano a mano andando avanti, le informazioni relative al programma degli spettacoli completo e ovviamente quello più ampio ancora del Meeting di Rimini, fatto di incontri, fatto di mostre. Manuele. Bene, non ci resta che, insomma,
ingaggiare tutti in questo contest, nell'auspicio che, come è accaduto per le altre edizioni, siano tanti i ragazzi che in qualche modo accettano questa sfida, della quale siamo veramente onorati. E quindi a brevissimo, perché partono da subito, come diceva Giordano, appunto, le iscrizioni. Voglio aggiungere un altro elemento qualitativo di questo contest, che è merito ovviamente anche di chi ci ospita. C'è un grande clima collaborativo e di amicizia per tutti i giovani che partecipano. Cioè, non è l'occasione di una sfida, ma è l'occasione di un incontro e di fare amicizia tra di loro. Tra l'altro altri si sono poi rivisti, rincontrati, hanno fatto cose insieme. Quindi questo è un altro plus, come si dice in termini di marketing, ma ovviamente è un'aggiunta, lo diciamo in italiano, che non si trova spesso in tutti i contesti dove c'è, no, si valorizza di più la competizione, nel senso magari più, anche più negativo del termine. Qui invece spontaneamente si viene fuori questo aspetto, e in queste due edizioni è stato vissuto molto bene da tutti i partecipanti, quindi lo dico perché va a onore di chi ci ospita, perché crea questa situazione di grande famiglia proprio. Potremmo dire che è più una concorrenza che una competizione da questo punto esatto. di vista, proprio perché si fa assieme. Esatto. E per chiudere, non dimentichiamo che si svolge questo contest anche grazie al supporto di tanti partner che mettono a disposizione i premi, che, come potete vedere dal sito e come sono stati in parte descritti, sono ricchi, nutriti e soprattutto molto utili per chi si avvicina al mondo della musica. Grazie. A presto.